forma con creatività. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te, nuovo video di riciclo, un riciclo non creativo, un riciclo non artistico, un riciclo fitness. Sono appena tornata da Roma, molti di voi mi hanno visto, ho partecipato alla trasmissione Mi Manda Rai 3 dove mi hanno chiamata, ragazzi, udite udite, per creare degli attrezzi fitness con materiale da riciclo. Quando ho ricevuto la telefonata io sono rimasta così. Ho riflettuto e ho detto: Ombretta, non porre limiti alle tue competenze, non settorializzarti troppo. È vero, il riciclo è un atto artistico, è un atto creativo, ma a qualcuno può servire anche un elemento di creatività pratico, perché la creatività è uno stato mentale, non dipende soltanto dal disegnare, dal creare soltanto cose artistiche. Chi di solito applica la creatività in ambito artistico può anche applicarla nella vita di tutti i giorni, e questo mi è sembrato uno spunto facile per farvi capire cosa intendo. E allora oggi faremo insieme una kettlebell o una kettlebell, non ho ancora capito come si dica, è quell'attrezzo con la maniglia centrale, è una sorta di palla pesante al centro che si usa per fare esercizi vari a corpo libero. Bene, ve vi mostro come l'ho fatto e vi mostro anche come ho fatto dei semplici pesetti da mano per potenziare le varie attività motorie. Spero che questo video vi interessi, mi interessa sapere la vostra opinione su questo genere di video, se vi interessa vedere altre applicazioni nel fitness o Ombretta va bene così. Io ne avrei girato anche un altro se vi interessa, però se non lo volete vedere ditemelo che lo cestino. Vi posso semplicemente dire che è un progetto, si può dire, a costo zero, se non portata agli estremi doviziosi a cui l'ho portato io, perché un sacco di cemento da 33 kg costa 2,50 euro e io ne ho usati sì e no 2 kg per fare tutto il progetto, quindi capite bene che è veramente un progetto low cost e che si può molto risparmiare anche creando dei buoni strumenti da palestra in casa, certo con attenzione e semplicemente con materiale di facile reperibilità. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere la kettlebell come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro kettlebell homemade. Allora, ci occorrerà dell'acqua e del cemento, sostituibilissima con qualunque malta o gesso che faccia una pasta che poi si indurisca. Poi un vasetto di Vinavil vuoto, quindi un vasetto di colla, non per forza di Vinavil, può essere anche di yogurt. A me piace questo della Vinavil perché è bello bombato e abbastanza ammortizzante. Una corda, io l'ho presa dalla cassetta da lavoro di mio marito, una qualunque corda. Poi un contenitore per miscelare il cemento o qualunque altra malta o gesso desideriate, della carta velluto o qualunque carta da abbellimento, taglia balza, forbici e poi ci servirà anche una pistola per colla a caldo con relative stecche. Iniziamo subito. Come prima cosa, sfruttando la linea di congiunzione del barattolo della colla, ve la metto a favore di videocamera, taglio due tondini da cui voglio che esca appunto la corda. Uno e due. E sarà questa l'impugnatura della nostra kettlebell. Quindi eliminiamo un po' i quattro angoli, stando attenti a non tagliarci, Perfetto. A questo punto inseriamo la corda, facciamola uscire dalla parte sommitale e pratichiamo un nodo. Così questo nodo rimarrà incastrato nel cemento e quindi renderà sicurissima la nostra kettlebell. Quindi prendiamo la misura di quanto vogliamo che sia l'impugnatura, io credo che così vada più che bene, e tagliamo, infiliamo anche da questa parte la cima. Ok, questa voglio che sia la mia lunghezza, quindi prendo la misura, tiro un po' su e a quest'altezza faccio il nodo. Ok,
La corda deve essere tale che possiamo impugnare la kettlebell con due mani o con una mano sola, quindi meglio un po' di più che non un po' di meno. Adesso prepariamo il nostro cemento. La dose per il cemento è una parte e mezza di cemento e una di acqua. Aggiungo l'acqua, faccio andare giù l'acqua. Mescolate bene 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 e versiamo il nostro impasto. Fino all'orlo. Ok. Battiamo bene. Oh. Ripuliamo per sommi capi e lasciamo asciugare completamente. Occorrerà un giorno, 24 ore. Ci vediamo domani. Occorrente per creare il nostro pesetto tondo alternativo. Una sfera di quelle in plastica per il Natale. Facile facile da trovare giusto adesso che siamo ancora a febbraio e c'è Natale fresco in casa. Del cemento, dell'acqua, della glicerina o dell'olio Johnson, un contenitore per miscelare il cemento e degli elastici spessi, questi qua da ufficio. E pistola per colla a caldo e relativa stecca. Come prima cosa ungiamo le due metà della sfera generosamente, quindi prepariamo il nostro cemento con una parte e mezza di cemento e una parte di acqua. Allora, avvertenza: quando riempiamo le palline ne riempiremo una fino all'orlo mentre l'altra fino alla tacchetta inferiore della chiusura, se no le due palline non combacerebbero. Cominciamo subito verso il contenuto e batto ben bene. Ok, lasciamo così ad asciugare per 24 ore. Ci vediamo domani. Non vi ho aspettati, ma non perché non volessi, ma ho sformato dalla pallina le mie semisfere. Sapete perché le ho sformate? In pratica l'olio Johnson gli lasciava una patina, quindi l'ho passata su della carta assorbente, la carta quella per la cucina per intenderci, e adesso è pronta per continuare e per diventare una sfera pesetto, bella pesante, fantastica. Per unirla potete sia usare il cemento, ma io userò la mille chiodi perché è molto più veloce del cemento, diciamo che la presa avventosa la fa immediatamente. Ed ora spalmiamo la mille chiodi su tutta la superficie e attacchiamo le due estremità. Bellissimo. Bellissimo. Adesso, prima di finire, prendo un altro po' di mille chiodi e faccio tutta la stuccatura laterale ben bene, riempio tutto il bordino. Con un pezzetto di Scottex bagnato ripulisco, e per far sì che il tutto conservi la giusta forma inserisco in mezza sfera, lascio asciugare. Questa domani sarà del tutto pronta. Prima fase dell'incollaggio passata, ancora non sono passate le 24 ore totali, ma non importa, la pallina sta su da sola. Passo una carteggiatina veloce per eliminare, vedete, colla che si è depositata, quindi do una carteggiatina, pulisco con un pochino d'acqua e lascio asciugare. A questo punto prendo un elastico e copro il diametro della pallina con due elastici, celando così anche la fessura. Beh,
Bene, adesso facciamo asciugare, io tengo ancora un pochettino la sferetta perché l'ho fatta con l'attaccatutto e non con la colla a caldo, perché la mia pallina è ancora umida, quindi la colla a caldo se c'è umido non prende, e di conseguenza sto andando di colla acetovinilica che sta prendendo solo perché questi sono di caucciù, ma se fossero stati di gomma mi avrebbe sciolto l'elastico, quindi conosciamo un po' i materiali. Bene, allora aspettiamo che gli elastici aderiscano ben bene e poi passiamo il lucido insieme. Bene, coloro il tutto con un top coat, uno smalto lucido per dare un aspetto appunto bello lucente alla mia palla. Ok, io finisco il mio lavoro, ci vediamo dopo. Ed ecco qui la nostra kettlebell, bella e potentemente finita. Adesso però è il momento più bello, cioè quello di sistemarlo. Ho ritagliato un pezzo di carta adesiva che compisse la circonferenza di tutto il mio involucro. Mi accingo ad avvolgerla. Ok, adesso prendo un po' di cima e guarnisco tutta la mia kettlebell. Quindi prendo un po' di cima, con un accendino chiudo la cima e prendo le varie misure di dove voglio applicarla con la colla a caldo. Quindi farò un po' di giri di cima. Ovviamente questa è una cosa assolutamente volontaria, cioè non è che senza è brutta, eh? Voi dovete guardare più la funzione che non la forma. Io facendo il video aggiungo anche un po' di forma al tutto. Il primo giro di corda lo attacco sopra la parte di carta velluto che ho messo, in modo da mascherare l'attacco appunto della carta. Voilà, e adesso ne metto un altro qua e uno alla fine. Con due pezzettini di carta adesiva velluto rifinisco anche qui le bordure, ma perché io sono malata, ragazzi, voi non fatelo. A proposito di riciclo, vi ricordo che comunque potete riempirlo di quello che volete, di sale grosso, di chicchi di riso. Il cemento vi assicura di più perché ingloba le corde e quindi farà sì che il pezzo non vi sfugga dalle mani, o quantomeno che la corda non si stacchi dal resto della kettlebell, e quindi è più in sicurezza, diciamo così. Per questo ho messo il cemento, ma potete usare anche il gesso. Il gesso ha la stessa medesima funzione e tenuta. Rifinisco anche le giunzioni della corda nascondendole leggermente. Chiudiamo col tappo, un po' di colla anche sul tappo. Quindi appoggiamo un po' di carta e voilà, la nostra kettlebell è pronta per i nostri workout più duri. Ora la pulisco qui, pulisco tutto qui, dopodiché vi faccio le foto e noi ci vediamo subito dopo. E buon workout a tutti! PS, tra un workout e un altro è un'ottima fermaporta. Che bella la nostra kettlebell, è piaciuta un sacco anche a quel simpaticissimo personal trainer che c'era in trasmissione. Ragazzi, era enorme. Una di voi mi ha detto: Ombretta, ti immaginavo un po' più alta, non come Memole. No ragazzi, io non sono altissima, è vero, sono 1,64, non ridere, non sono altissima, il regista qua dietro ride a sganascioni, però
Però Sgrascioni lo prendo dopo io perché ride. Però ragazzi, ero tra due armadi, perché Salvo Sottile, pure lui, è sottile sì, ma è alto, e quell'altro era un armadio a quattro ante, altissimo e larghissimo e levissimo, e quindi insomma ero messa tra due pilastri, io sembravo Memole veramente là in mezzo, e avevo pure i tacchi ragazzi, avevo pure i tacchi, quindi ero più di 1,70 m lì, comunque immaginate loro quanto fossero. Bene, detto ciò, io vi ringrazio tutti per essermi stati vicini anche in questa esperienza televisiva. Voi direte: Ombretta, oramai ci ha preso gusto, vai spesso in TV. E invece ragazzi, ogni volta una paura e un'emozione che voi non potete immaginare, anche perché io in televisione mi sento un pesce un po' fuor d'acqua, perché ho dei tempi molto stretti, io come vedete sono molto logorroica, ho dei diktat dettati sia dai tempi che dai da quello che si deve dire in trasmissione, io invece come vedete vado molto a braccio libero, e quindi sono sempre molto contenta di andare in TV, ma sono sempre molto ancora più contenta di tornare qui da voi su YouTube e stare nel mio angolo creativo insieme a voi, nella mia zone creativa, che è appunto Arte per te. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se non mi avete visto in TV, vi metto il link qua sotto al 30° minuto della trasmissione, mi trovate in tutta la mia tappitudine, e basta, vi aspetto anche sui miei altri social, su Instagram, su 2Q1K e su Ombretta, i miei altri due canali, vi aspetto sempre qui, soprattutto per il prossimo video. Ditemi se vi piacciono i video di fitness creativo, in caso ve ne faccio anche altri, vi potrei fare tutte le cose che c'erano sul tavolo lì in trasmissione, ma solo se la cosa vi interessa. Intanto vi mando un grande bacio e ci vediamo sempre qui la prossima volta. Ciao!